bestia. Ok, ci siamo, dai. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul canale. Oggi, anche se la maglia è troppo bianca, la lascio perché non ho voglia di cambiarmi. Prima di tutto saluto le persone che mi hanno seguito l'ultima volta su Instagram. Se volete essere salutati, vi ricordo c'è il link Instagram in descrizione, che sono Michele Maino 13, Nico Della Valle, Mic3AV, Flavio Coppa 08 e Lorenzo Bucur. Grazie ragazzi per avermi seguito su Instagram e vi ricordo che ci sono gli ultimi giorni, quindi se volete seguitemi per commentare il post per poter vincere il pacchetto con i miei effetti. Tra l'altro, pacchetto di effetti che se volete acquistare c'è il link in descrizione, potete prenderli tutti e tre insieme. Detto questo ragazzi, lo sapete, oggi è martedì, è il giorno del tutorial, quindi vado a insegnarvi una nuova magia. Voi dovete farmi sapere come sempre nei commenti se vi è piaciuta, se l'avete imparata, che cosa vorreste imparare nei prossimi video e tutto quanto. Volevo dirvi che anch'io ho deciso di aprire il social Viola, che non si può nominare da quanto ho capito su YouTube, ma lo trovate in descrizione e lo utilizzeremo più avanti per fare delle live molto interessanti e delle idee stra interessanti e super divertenti, super trash divertenti, insomma tutto quanto. Mi raccomando, seguitemi, trovate il link in descrizione. Adesso non vi faccio perdere ulteriore tempo ragazzi, mi raccomando seguitemi anche su Instagram. Ora vi lascio prima alla performance e poi al tutorial della magia di oggi. Ciao raga. Ok ragazzi, andiamo a vedere il gioco di magia di oggi che poi vado a spiegarvi. Allora, il mazzo di carte è un mazzo di carte che può essere realmente completamente mescolato. Quindi diciamo che si tratta di un gioco di magia cosiddetto impromptu, ovvero che non richiede alcuna preparazione del mazzo. Dopodiché, da questo momento in poi, dopo che il mazzo di carte è stato mescolato tranquillamente dal nostro spettatore, io mi giro e farà tutto quanto lo spettatore. Quindi è questa la cosa geniale di questo gioco. Io vi assicuro che sono girato, lo spettatore si sente che dalla mia voce dovrà tagliare le carte e guardare la carta sulla quale capita, spero che la vediate, io non so se è in telecamera perché sono girato, ricordarla, ok, in questo caso, poi prendere le carte in questa maniera, io sono sempre girato, mescolarle, quindi all'americana, dare una mescolata all'americana, tagliare in questa maniera qua e solo ora io mi potrò girare. Ok, quindi solo ora mi potrò girare e mi ritrovo con un mazzo di carte di dorso del quale non conosco l'ordine perché abbiamo mescolato carte facce e dorsi e non conosco la carta scelta, l'entità della carta scelta. Ecco però che mi basterà stendere le carte in questa maniera qua, passare la mano sopra le carte in questo modo e a sensazione percepire qualcosa in questa porzione di carte esattamente sul jack rosso di cuori. Questa secondo me è la carta selezionata dal nostro spettatore. Fatemi sapere se è giusta. Ah beh, vabbè che è giusta per forza, se no non caricherei questa parte di video, sono proprio un pirla. Ok ragazzi, eccoci qua, direi di procedere con il tutorial di questa magia. Il mazzo che ho utilizzato quest'oggi è questo qua, sono le Jerry's Nugget in colorazione rossa, sono secondo me spettacolari, uno dei miei mazzi preferiti al momento. Se vi interessa, come sapete, lo trovate da tuttomagia.it con il mio codice sconto. Andiamo ora ragazzi con il tutorial di questo gioco, che come avete visto è molto molto figo, secondo me, e addirittura potrebbe fregare qualche mago. Andiamo a scendere nel dettaglio, diciamo, della spiegazione. Intanto questo gioco di magia è davvero un gioco di magia impromptu, quindi non è necessaria alcuna preparazione del mazzo, quindi potete dare il mazzo di carte al vostro spettatore e farglielo mescolare come e quando vuole, quindi può davvero mescolarlo e tagliarlo come preferisce. L'accortezza fondamentale di questo gioco ragazzi a questo punto sarà riuscire ad adocchiare la prima carta del mazzo, rendendola quindi una carta cosiddetta chiave. I modi per adocchiare la prima carta del mazzo ragazzi sono infiniti, ora ve ne faccio vedere due che potrebbero esservi utili, diciamo, in modo tale che abbiate una scelta, una possibile scelta. Metodo numero uno, che è anche quello che ho utilizzato io nella performance, è quando lo spettatore vi ridà il mazzo fate un dribble in questa maniera qua. Questo si chiama dribble, questa mossa, e vi permette, vedete, di vedere che l'ultima carta, ovvero la prima, cioè, scusate, è un 10 di picche. Quindi eseguite un dribble, guardate l'ultima, 10 di picche, e ve la ricordate. Ovviamente riesco a farlo ogni qualvolta faccio il dribble, in questo caso so che la prima carta è un 4 di fiori. Quindi se sapete fare il dribble, questo metodo è molto molto figo, interessante, soprattutto anti-sgamo, se così vogliamo dire. Un altro metodo invece molto più banale, ma anch'esso utile e funzionale, è questo. Dire allo spettatore quando vi rende il mazzo: quindi tu hai mescolato le carte, no? Sei d'accordo con me? Vedi tutte quante carte diverse. E mentre fate questo, adocchiate la prima carta, in questo caso un 4 di fiori. Quindi spettatore mescola le carte, ve le rende, voi dite
Sì, sei d'accordo con me, no? Hai mescolato le carte, dalla prima all'ultima. Guardate la prima, 8 di fiori e chiudete. Scorrete così alla veloce il mazzo, guardate la prima e ricordate l'8 di fiori. Insomma, la mossa segreta e necessaria da fare questo gioco è ricordare la prima carta del mazzo. In questo caso, il nostro 8 di fiori. A questo punto, ragazzi, una volta che avete adocchiato la carta, questo gioco di magia potrebbe sembrare un vero e proprio miracolo, perché succederà, e questi giochi a me piacciono molto, tutto nelle mani dello spettatore. Cosa dovrete fare? Girarvi, dire allo spettatore di tagliare un po' di carte e guardare la carta sulla quale capita, in questo caso l'otto di picche. Di girare poi questo mazzetto, voi ovviamente non potete vedere la carta, e ricordarsi questa carta, ovvero l'otto di picche. Dopodiché di fare un'americana, ricordate, in questo caso facile, la nostra carta da ricordare è l'otto di fiori, voi dovete sempre tenerla a mente. Dite allo spettatore di fare un mescuglio all'americana, quindi mescolerà tutte quante le carte, in questo modo, e di fare un taglio. Solo dopo voi vi girerete, non conoscendo né il numero di carte ovviamente che ha girato, né il numero di carte che ha mischiato di faccia, né addirittura la carta scelta. Però magicamente riuscirete a trovarla. Ora vi spiego perché. Perché fondamentalmente la carta scelta sarà sempre la prima carta girata di faccia alla sinistra della vostra carta chiave. In questo caso la nostra carta chiave era l'8 nero di fiori e come vedete infatti la carta scelta è l'8 di picche, ovvero la prima carta alla sinistra girata di faccia rispetto alla nostra carta chiave. Davvero davvero facilissimo, ragazzi. L'unico inconveniente o cosa negativa tra virgolette di questo gioco, se così vogliamo dire, ma che viene eliminato se fate questo gioco per fulare un vostro amico mago che magari non lo capisce al primo colpo, è il fatto che a un certo punto è necessaria per forza fare un'americana e magari uno spettatore o un babbano qualunque non sa fare questa mossa, ovvero questo miscuglio che è necessario ai fini di questo gioco. Ovviamente se sapete di essere di fronte a uno spettatore che non conosce questo miscuglio, non fategli e non proponetegli questo gioco. Io conosco diversi amici che nonostante non fanno magia, un'americana bene o male riescono a farla e quindi so che potrei fargli questo gioco. Voi avete il vostro mazzo di carte che lo spettatore mescola, l'importante è che voi riusciate ad addocchiare la prima carta, in questo caso un 2 di fiori, dite allo spettatore di girare le carte, ricordarsi quella su cui capita, in questo caso la regina di quadri, mescolare le carte all'americana, voi ricordatevi sempre il vostro 2 di fiori e tagliare. E la carta scelta, ovvero la regina di quadri, sarà sempre alla sinistra, vedete, del nostro 2 di fiori. 2 di fiori, prima carta di faccia a sinistra, regina di quadri, ovvero carta scelta dallo spettatore. Ovviamente ragazzi, come sempre, vi ho fatto vedere il gioco in maniera molto semplicistica e in chiave molto semplice, perché voglio che siate voi a trovare la presentazione più adatta. Per esempio, sì, la carta scelta sarà sempre alla sinistra di quella girata di faccia, ma il modo in cui potete ritrovarla, per esempio facendo finta di andare a sensazione, questo sta a voi. Se ritrovarla immediatamente, se fare finta di pensare alla carta collegandovi alla mente dello spettatore e poi ricadere sulla carta selezionata, se diciamo rivelarla in un altro modo, insomma i finali possibili sono tantissimi a seconda della vostra fantasia anche. Quindi mi raccomando, cercate di trovare un finale che vi piaccia, adatto a voi e soprattutto modificato secondo il vostro stile. Perfetto ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il gioco di magia di oggi. Come avete visto è molto molto facile, ma secondo me addirittura potrebbe fregare qualche mago, perché è sì facile, però non è così bestia cane. Però non è così facile arrivare al funzionamento del gioco ricostruendolo passo dopo passo, quindi secondo me è un gioco di tutto rispetto. Spero quindi che vi sia piaciuto, lasciate un commento, lasciate un bene dai nei commenti se siete arrivati fino qui e noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao ragazzi.